Capitolo 19. Verso la terra nascosta. Ciao a tutti ragazzi e bentornati alla 24ª parte di Pokémon Mystery Dungeon Esploratori del Cielo. Ok, e il capitolo si apre con una nuotata alla Gilda, dove Chatot poi la precedente volta era stato annientato da Kabutops e quindi è nella nostra stanza, presumo, a riprendere le energie. Ok, e intanto vediamo questo flashback di quando Chatot e Wigglytuff erano assieme e racconta come erano andate le cose, che Chatot ha messo, come ha messo capo la banda An. No, aspettate, Chatot era andato capo, racconta, e poi l'ha pressionato a salvarlo e Wigglytuff li ha messi capo, credo. Vabbè, comunque, chissene. Sentiamo il discorso che riprende con Lapras. Allora, ok. Di solito non si mostra, però quella volta vide Chatot e si sentì in dovere di aiutarlo. Strette un patto. Anzi, strinse un patto con Wigglytuff, che è italiano, Jolly. E che patto era? Vediamolo un po'. Ci ha fatto un discorso, ovvero che, sì, vabbè, a parte quello, per la pace nel mondo aveva chiesto di non indagare su quel disegno particolare. E Wigglytuff ha risposto che era ben disposto a onorare la sua richiesta e che doveva molto perché era corso in aiuto di Chatot. Ok. Quindi, in questo modo, si può dire che Wigglytuff e Lapras si sono conosciuti e hanno smesso quindi di indagare sul disegno. Vediamo il perché. Non volevano. Sulla terra nascosta c'è la Torre del Tempo. Il regno di Dialga. Dialga ha paura che qualcuno possa causare la distruzione della torre del, che era quel tempo, scusate. Dialga ha deciso di proteggere la torre del tempo. Ha celato la terra nascosta in una breccia nel tempo. Del tempo. Sì, è difficile da spiegare, ma è una breccia nel tempo stesso. È uno spazio tra le parti di una frazione di secondo. E beh, sfido che si possa trovare questo luogo qua. Una terra nascosta nella breccia temporale è un po' difficile da raggiungere, se non impossibile. Ok, basta vocetta da deficientazzo, magari. Ok, allora, ecco perché Wigglytuff era lì l'altro ieri. Si presume siano passati 2 giorni, tipo. Ah, il frammento antico sceglie da solo Quindra. Ok. Vabbè. Dialga vuole evitare che qualcuno che coltiva cattive intenzioni possa entrare nella Torre del Tempo. La cosa più importante è avere un cuore puro. E il frammento antico ha sentito le vibrazioni del cuore di Quindra. Interessante. Quindi Quindra è un Pokémon dall'animo puro. Va bene. Tranquilli ragazzi. Il fardello è nostro, però tranquilli che riusciremo a cavarcela e riusciremo a portare la pace nel mondo. Forse non in questa parte, ma nella parte 25. Beh, ovviamente ci vorrebbero 2 ore se veramente facessimo fino a Dialga Oscuro. Non so neanche quando mi fermerò, a dire il vero, ragazzi. Qua c'è un bug, ragazzi. Purtroppo c'è un bug grafico, come vedete. Perché è un emulatore, dopo tutto, quindi non prendetevela con me. Non so fixare il bug grafico, quindi dai, ragazzi.
Stiamo volando! Aspettate, ma non è sul mare. Stiamo attraversando il mare del tempo. Wow! E il tempo è un mare. Va bene. Ed eccoci qua, ragazzi. Questa è la Terra nascosta. La si può vedere perché c'è la torre del tempo che è il nostro obiettivo per questa parte. Almeno arrivarci è il nostro, diciamo, è la nostra preoccupazione, il nostro compito attuale, ecco. Bene, bene, allora le nuvole che ricoprono la terra nascosta si alzano, si sollevano e quindi ora ci tocca soltanto di andare fino in fondo. Allora, la torre del tempo, eccola lì, con un varco rosso al di sopra di essa. Questo varco rosso, ragazzi, questa voragine rossa più che altro, mi sa che è proprio quella cosa lì che più larga si fa e più diventa un pericolo per la paralisi del pianeta, parlo ovviamente. Allora, dai che dobbiamo prepararci. Allora, direi di togliere un po' di gomme, o almeno di quelle che non mangerò io per adesso. Io sono di tipo acqua, quindi gomme blu sarebbero una buona cosa averne. Ma non credo ne abbia io. E infatti ti pareva. Non ho nemmeno gomme rosse, vero? Esatto. Povera Quindra, morirai di fame. No, vabbè. Io prendo la baccacedro, però. E i gaudio seme non saprei. Facciamo che li prendo. Perché, ragazzi, salire di un livello gratuitamente per me. Guardate, sono ancora al 37 e quindi mi sento in dovere di farlo. Quindi può essere che mi vedrete mangiarlo. Anzi, non mi vedrete perché ho intenzione di tagliare le due porzioni di dungeon. Quindi, un attimino, che adesso fra 2 secondi andiamo. Ok, fatto ragazzi. Fatto lo screenshot per la miniatura. Come vedete ragazzi, ho un po' cambiato dalle prime mie parti. Le prime parti erano un po' più difficili. Perché lo vedete, le dimensioni non sono sempre quelle. Quello che io trovo, trovo su internet. A volte lo prendo da Bulbapedia. E intanto troviamo già il più pericoloso per me, almeno, ovvero Garchomp. E niente, ragazzi. Al primo segnale che le cose si fanno troppo lunghe, io taglio. Però per intanto, visto che sembra tutto tranquillo, io vi farei un attimo vedere com'è il dungeon, almeno. Così a livello di grafica uno se la può vedere. Magari non c'è il gioco. Allora vi faccio vedere un attimino, 2 secondi, com'è strutturato. Ho cambiato idea così. Allora, Quindra, tu hai PS massimi 4 in meno rispetto a me, quindi ho pensato bene di allungarteli di 2. Perché la baccacedro, ragazzi, se non avete tutti i PS vi cura. Ma se li avete tutti vi può aumentare quelli massimi, cioè quelli in definitiva, una volta per tutte, ecco. Quelli che vi porterete dietro per sempre. Aio, ma io di ghiaccio non ho niente, vero? Peccato, sarebbe stato carino, molto carino avere qualcosa di ghiaccio. Mi chiedo contro di Alga Oscuro come farò. Ah, giusto, ma Dialga Oscuro è acciaio drago. Aspettate. Quindi Quindra ha il fuoco e io ho fossa. Ah, ok. No, perché mi ero dimenticato che non c'è più Rayquaza come in Squadra Blu. Mi ero dimenticato, scusatemi, non essere colpa mia. Purtroppo io essere un po' smemorato.
Ok, basta con questa voce. E grandina, ma che bello che grandina! Che bello che grandina! E ci si mette anche l'elettricità di mezzo. Ma per fortuna c'è risparmio a pipì. Lidl conviene anche sui pipì. E sì, lo so che facevo appena questa battuta, ragazzi, ma era un po' per rendere la cosa meno drammatica. Perché guardate che sbalzi di clima ci sono. Aio! Meno male che avevo un Revitalseme, eh. Ecco, combatti tu con quel dragone. Siccome ha finta, può eludere, diciamo, Sabbiavelo, la sua mossa di Quindra. Ecco ragazzi, questo sarebbe una cosa bellissima, perché in pratica se avete finta foglia magica oppure onda shock, cioè tipo ragazzi, non so, mettete che uno si prende Pikachu in squadra, in Esploratori del Cielo, e ha la grandine, anzi ha la Tempesta di Sabbia, trova un Sandslash, può fargli, non so, con Cicorita foglia magica oppure con Pikachu onda shock. Quindi meno potenza, però precisione assicurata. O almeno a me piace così fare. Ma siccome non c'è nessuna variante di foglia magica di tipo acqua, che però sarebbe bello avere, che diciamo colpisce sempre e a precisione tipo, anzi a potenza tipo 60, diciamo che i tipi acqua sono sfigati. Non so se avete capito, però vabbè, fa niente. Solo che io, diciamo, ogni tanto mi chiedo queste domande qua. Mi faccio queste domande qua. C'è Pugno d'Ombra, c'è Finta, c'è Onda Shock, c'è Foglia Magica e c'è, insomma, una miriade di mosse di tanti tipi che vanno sempre a segno, ma purtroppo per il tipo acqua non c'è niente da fare. Il tipo acqua è sfigato ed è l'unico che non avrà cose tipo Foglia Magica o mosse infallibili. Comunque ragazzi, direi che posso tagliare adesso, che ho fatto metà tra nascosta, e ci risentiamo dopo, anche perché il video vorrei farlo un po' più breve. Ciao ragazzi, e quindi ci si ribecca al varco. Ok ragazzi, eccoci al varco. Bene bene, adesso c'è l'altopiano nascosto. Dopo la terra nascosta, eccolo qua, l'altopiano. Come sempre ragazzi, io staccherò finché non arriveremo alle antiche rovine. Quindi, a poi! Antiche rovine! Eccoci qua ragazzi! Ed ecco qua le antiche rovine. Oh, guardate, Mew, Kyogre e Groudon, rispettivamente prima, seconda, terza e quarta con Palkia di Alga girati di spalle l'un l'altro. Ok, adesso siamo fuori dalle rovine e qui siamo nel tempio. Bene bene. Allora, dopo aver visto la galleria, ecco, ci siamo qua. Qua dovrebbe esserci il vascello arcobaleno. E quindi metti il tuo frammento antico nella cavità Quindra. E qui ci sarebbero qualcosa tipo scritto in caratteri unknown. Da come dice Grovyle. Sembrerebbero caratteri unknown, ovvero sconosciuti, come dice il Pokémon stesso. Ma dettagli. Allora, leggiamo cosa dice la stele. Ah, non ce lo legge, va bene. Comunque sappiamo che va inserito nella cavità il frammento antico e quindi sì, dai, Quindra, metticelo, non spaventarti per ogni Cristo di cosa. Inseriamo nella cavità e ne ho abbastanza. Ai ai ai.
Guardate che è arrivato. Boh, a dire il vero è stato piuttosto semplice. Il grande dialga ci ha portato direttamente qui. Trasportato direttamente qui. Dopotutto sapevo che sareste venuti qui. Aspettare qui ci ha risparmiato la fatica di cercarvi. Oh 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 oh, sfortunatamente vi tocca tornare nel futuro con me. Sablai, portateli al tunnel dimensionale. Un tunnel dimensionale? Sì. Sablai, entrate con loro nel tunnel dimensionale. Però noi non accettiamo la nostra sorte, vero? No. Troppo facile arrendersi così. Vi sconfiggerò qui e poi vi porterò nel futuro. Per me non cambia niente. Non avete alcuna possibilità. Per quanto potrete resistere, fatemi vedere cosa sapete fare. Tutti addosso. D'accordo, tough guy. Come si direbbe in inglese. Ovvero tipo tosto. Però suona meglio in inglese, non in italiano. Noi italiani non siamo bravi con le frasi ad effetto. Lasciamo fare agli americani e agli inglesi, britannici. Allora, basta con le cazzate, che sennò mi mazziano pure i Seblai. Ehi tu, ho una bella sorpresina per te. Vabbè, non li confonde però. Fa nulla. Vero che fa nulla? Ok, questo stronzo si protegge, purtroppo. Non ci posso fa niente. Quindra, basta con gli attacchi rapidi. Anzi, sai che ti faccio? Allora, squadra, vi attacco rapido, basta usarlo. Usiamo idropulsar su di lui. Anzi no, mi sposto. Perché X non si è attivato, chi lo sa. Ok, adesso funge X. A volte non mi va il pulsante per R. Ok, allora direi che è il momento di fare sul serio. Quindi pistola acqua rinforzato d'acqua aiuto. Mettiamoci in linea retta con quello Seblai. E spariamogli un bel idropulsar, magari. Ok, fuori 5 e fuori 6. Tutti i tuoi sgarri sono finiti. Adesso tocca a te, caro Dusk Noir. Pezzo di merda, bugiardo e bastardo ingannatore. No, come si dice? Impostore, ecco. Esatto, impostore si dice. Scusate ragazzi, ingannatore non esiste, ma quando sono in diretta, diciamo, purtroppo le parole non arrivano. Invece quando sono in giro mi arrivano sempre. Chi lo sa? Maledizione in corso. Comunque sia, l'abbiamo battuto. Da scnuare quello che ci ha ingannato per tutti questi capitoli. Aio, però si è risvegliato magicamente, chi lo sa. No vabbè, è il gioco che forse ci tratta come se avessimo fatto game over, ma è una cosa come nel episodio speciale Il desiderio di Bidoof, ragazzi. Contro il team canaglia era successa la stessa cosa. E adesso ci vuole sparare una palla ombra, credo che sia. E dovremmo contrattaccare con le nostre mosse combinate per respingerla. Da notare che lui ce l'ha nello stomaco la sua bocca, non è come tutti gli altri nella parte dove c'è l'occhio. Che poi ragazzi, se devo dire la cosa, se devo dire una cosa, anzi una sola, mi piace di più Dusk Noir che Dusclops. Dusclops mi inquietava da piccolino, perché io quando vidi per la prima volta Pokémon Zaffiro, com'era Dusclops, avevo 12 anni, no? Ma comunque
A 12 anni era comunque ancora creepy. Cioè, era un'età sufficiente per farmi cagare addosso. Beh, insomma, a 12 anni non so voi se foste nati nel 12. Anzi, no, nel 92. Che cavolo, ho detto 12? Dicevo, se foste nati nel 92, volevo proprio vedere cosa pensavate appena usciva Zaffiro. Madonna, questo Dusclops mi fa, boh, pisciare nei pantaloni. Cioè, credo che un po' tutti se la saranno fatta addosso vedendolo. O almeno a me è successo così. Intanto Deskunoir ci dice delle belle cosucce. No, scherzo ragazzi, è sarcasmo, non sono belle cose. Purtroppo veniamo da un futuro che cesserà di esistere, quindi dobbiamo scoprire anche noi. Niente, ci tocca scomparire perché di sì, purtroppo. E Grova il concorda. Allora, aspettate un attimo, però. Ok ragazzi, ci risuono. Scusatemi però. Diciamo che avevo una cosa da sbrigare. Nel mentre che premevo S per far scorrere il testo. Comunque sia, è una cosa molto triste il fatto che io dovrò dire addio a Quindra mentre Grovyle non dovrà sentirsi male, perché anche lui, cioè lui è diversissimo da me. Proviene dal futuro oscuro, ma a differenza mia non ha niente da perdere, a parte Celebi, che ci ha rivelato di essere innamorata di lui, però a lui non l'ha detto. E niente ragazzi, si conclude così la 24esima parte. Potremmo anche dirlo a Quindra, ragazzi, però purtroppo ci rimarrebbe troppo male e quindi niente, dovremmo tenerci per noi questa cosa qua perché è sì l'ultima avventura con la nostra compagna, con la mia compagna, anzi, però ecco, purtroppo non possiamo farlo. Il compagno non deve saperlo perché tanto alla fine è una cosa che sappiamo sì che deve succedere, però non è il momento giusto adesso e forse dovremmo farlo quando è finito tutto. Ma comunque, a parte questi problemi sentimentali, niente, mettete mi piace, condividete, commentate e iscrivetevi. Vi ricordo come sempre che chi metterà insulti oppure offese per conto di chi, ovvero io, carica parti su YouTube, beh, rimozione del commento e blocco dell'utente. Perché io mi sono rotto le palle. E sappiate che non ci metto niente a farlo. Ecco. Quindi amicizia lunga e patti chiari, anche se era l'incontrario. Ciao ragazzi e ci rivediamo lunedì con la 25esima parte.